22 settembre 1979 nasce a Napoli Roberto Saviano. Il suo libro Gomorra, uscito nel marzo del 2006, è un fenomeno editoriale senza precedenti. Vende milioni di copie in 50 paesi diversi. È una denuncia dura e documentata della camorra, dei suoi affari, del peso enorme che il crimine organizzato possiede ormai nell'economia del paese. Spesso si confonde, i giornali stranieri mi definiscono il Salman Rushdie, no? della letteratura italiana. La situazione è molto diversa. Rushdie ha ricevuto la fatwa da Khomeini per aver scritto versetti satanici. Nel mio caso, se il mio libro non fosse stato letto, non ci sarebbero stati problemi. È il lettore che nel momento in cui sceglie di avvicinarsi a queste problematiche, nel momento in cui ascolta queste problematiche, le sente proprie. È il successo del libro. È il fatto che finalmente ci si occupa di questa vicenda. Gomorra io lo definisco un romanzo nella misura in cui, anzi un romanzo no fiction, per dirla come definiva i suoi libri di Truman Capote, nella misura in cui il metodo è completamente letterario, il metodo è quello del romanzo. Al contempo però non volevo neanche sfuggire al rigore del dato, e volevo, come dire, ibridarlo, oppure imbastardirlo, sporcarlo con la materia non solo del vero, ma persino del dato, della percentuale, del processo, del percorso giudiziario. E quindi questa strana bestia che appunto il mio libro non è solo bicefalo, ma insomma molte teste. Gomorra non fa riferimento a un genere, Gomorra è una mescolanza di generi. Questa mescolanza di generi che va, diciamo, dal giornalismo al thriller al giallo serve secondo me a Saviano per raccontare una realtà che è molto complessa, che non si potrebbe raccontare solo con un genere. Quando ci saranno tanti altri scrittori come Saviano, si potrà dire chi è il padre di questo genere? Roberto Saviano. Gomorra l'ho scritto in realtà in un anno, le ricerche sono durate circa 5 anni. Su carte giudiziarie, su articoli di cronaca. Operativamente invece sul campo non sono andato da cronista mai, sono sempre andato da scrittore. In realtà non volevo scoprire nulla, volevo raccogliere dettagli, insomma sono andato con lo stomaco. E la scrittura quindi è stata l'ossessione di questo libro, che voleva raggiungere insomma una sorta di epica di ciò che andava a raccontare. Un'epica che poi non è la mitizzazione, anzi io mi sono scontrato col mito dei soggetti di cui racconto, in questo caso i boss, che sono assolutamente dei miti. Io da ragazzino sono stato affascinato dai boss che costruiscono il loro mito, quindi non potevo ignorare. D'altronde contrastare col mito dei clan, dei boss, non significa ignorare questo mito, ma smontarlo.